Quello che ci occorre per realizzare questa borsa è un inserto in legno formato da una base da 26 x 14 cm, una base in legno perforata, due manici sempre realizzati in legno, quindi una coppia di manici in questo modo, dei fiori che andremo ad utilizzare come guarnizione perforati e che andremo a cucire, una serie di uncinetti con cui andremo a lavorare la nostra borsa, tutti in scala, partiamo da un 3,5, poi un 4 e un 5, andremo a usarli in diverse fasi della nostra lavorazione, cambieremo l'uncinetto e poi andremo a lavorare il tutto con questo cordino nuovo, gli spaghetti nel color rosa antico. Io ho scelto questo, è un cordino italiano, sono rocche da 500 grammi, una è più che sufficiente per realizzare la nostra borsa. Qui vedete che c'è scritto che si lavora con un 3,5-4, infatti andiamo ad utilizzarli entrambi e questo è quanto. Tutto il materiale come sempre lo potete acquistare sul nostro sito www.merceriamari.it e io adesso vi lascio al tutorial. Allora, per incominciare potete puntare in un foro qualsiasi della base e andiamo a lavorare alternando in un foro due maglie alte, nel foro successivo una e potete incominciare lavorando alternando le maglie basse, puntando due volte nello stesso foro, quindi alternando due maglie basse in un foro e una sola in quello successivo, così per tutto il giro. Quindi vedete che io adesso qui ne ho fatte due maglie basse, punto nel foro e vado a lavorarne una sola, in quello successivo ne lavorerò di nuovo due, quindi una, rientro nello stesso foro e lavoro la seconda maglia bassa. Nel punto a fianco invece ne lavoriamo una sola, in quello dopo di nuovo invece entreremo due volte e ne faremo due, così via per tutto il contorno, per tutti i fori. Una volta terminato il giro qui nella base, sono arrivata, vedete, al punto diciamo partenza, vado ad inserirmi con l'uncinetto qui nel primo punto che avevo fatto e lavoro la prima maglia bassa del secondo giro. Non ho fatto quindi più punti di chiusura, mi sono direttamente inserita qui a lavorare la prima maglia bassa e adesso proseguo a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante. Proseguo così per tutto il giro. Una volta arrivati a questo punto, vedete che ho terminato anche questo, diciamo, primo giro di maglia bassa. Adesso, come abbiamo fatto prima, non andiamo a chiudere il giro con la maglia bassissima, ma andiamo a puntare qui all'interno di quello che era il primo punto del giro e andiamo a fare una maglia bassa, che è la maglia bassa di inizio del prossimo giro. Dobbiamo andare a lavorare in questo modo, lavorando ogni punto così come si presenta, quindi una maglia bassa per ogni punto sottostante, per un totale di 6 giri, quindi quello che abbiamo già fatto, che è il primo, più altri 5, ok? 6 giri in totale. Allora, guardate, alla fine ho realizzato non 6 ma 8 giri di maglia bassa con l'uncinetto 3,5, andando a lavorare le maglie così come si presentavano. Questo è il risultato. Adesso ho deciso di cambiare uncinetto, quindi passo a lavorare col numero 4. Cambiando gli uncinetti otterremo che la nostra borsa andrà su svasata. Vedete che già un pochettino tende lei ad allargarsi. Se io ho fatto così, vedete che flette, tende già ad andare un pochettino verso il fuori. Cambiando uncinetto, aumentando la misura, otterremo che questo aumento diciamo del laterale si evidenzi di più, senza però andare ad aumentare i punti, quindi andremo, diciamo, solo a cambiare uncinetto in modo che i punti si allarghino, diventino un po' più grossi e questo permetta alla borsa di ampliarsi senza però aumentare.
di fatto i punti. Quindi adesso parto a lavorare le maglie sottostanti, quindi di nuovo una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante, però con l'uncinetto 4, e questa volta ne faccio un bel pezzo, prevedo di fare almeno una quindicina di giri con l'uncinetto numero 4, 10-15 giri, poi adesso vi dico di preciso dopo quanti ne ho fatti. E quindi con l'uncinetto 4 andiamo a lavorare le maglie così come si presentano. Vedete che già qua, vedete che i punti risultano un pochettino più spessi, un pochettino più grandi, proprio perché lavoriamo con un uncinetto più grande e permetteremo alla nostra borsa in questo modo di allargarci pur, ripeto, senza fare aumenti. Allora, guardate, alla fine ho realizzato 16 giri di maglia bassa lavorando con l'uncinetto numero 4 e ora cambio di nuovo uncinetto e vado a lavorare col 5. Vedete che la borsa incomincia a prendere la forma, che proprio si allarga, e io non ho fatto nessun aumento. Ok, e questo è il risultato. Ho semplicemente cambiato uncinetto. Adesso vado a cambiarlo ancora una volta e vado a lavorare di nuovo un'altra quindicina di giri con stavolta l'uncinetto numero 5. Quindi procediamo in questo modo. Allora, guardate, ho terminato di realizzare la nostra borsa, quindi il corpo della borsa mio è questo. Vedete appunto qua come si allarga salendo. Ho realizzato in totale 20 cm di lavorazione e l'ultima parte appunto con l'uncinetto 5, come avevamo già visto. Adesso, come ultima cosa, andremo a vedere come attaccare i manici di legno, che sono questi, e andremo ad attaccarli in questo modo, attraverso i buchi ma lasciandoli all'interno, quindi la parte, diciamo, bucata non si vedrà da fuori ma verrà fissata all'interno della borsa. Quindi generalmente siamo abituati ad andare a fissare i manici da fuori, io per questa volta ho deciso che li voglio fissare da dentro. Ok, quindi adesso vi faccio vedere appunto come dovremo munirci di un ago tira fettuccia. Prendiamo un ago tira fettuccia con del cortino, vado a inserirmi passando attraverso il primo foro e sbucando fuori dalla parte lavorata dopo aver centrato e deciso la posizione in cui voglio andare a fissare il manico. Dopodiché passo nel punto a fianco e sbuco dal foro successivo, vedete? Con l'ago sbuco dal foro seguente e faccio passare il filo. Ora di nuovo passo da qui ed esco sul davanti in questo modo, poi passo nel punto a fianco ed esco nel foro successivo. Voilà! Proseguo dunque in questo modo fino ad essere arrivata, diciamo, dall'altro lato al termine, e poi vi faccio vedere il giro di ritorno come si fa. Allora, sono arrivata qui al termine del giro, vedete, sono passata qui. Adesso devo sbucare nell'ultimo foro, quindi di nuovo punto qui ed esco nell'ultimo foro, vedete che esco in questo modo. Adesso, per rinforzare maggiormente la cucitura e rendere più saldo il manico, dobbiamo andare a fare un giro di ritorno dove passiamo in tutti gli spazi vuoti tra un foro e l'altro. Quindi adesso vedete che io punto qui
e tiro. Dopodiché mi devo spostare per arrivare nel foro successivo, ma se io passassi così, vedete che mi si vedrebbe tutta la parte di filo sul davanti, che io assolutamente non voglio che si veda. Quindi passo sotto al punto in questo modo e sbuco nel foro che desidero. Quindi vedete che mi sono infilata con l'ago sotto le barrette, diciamo, verticali della maglia bassa. Il filo si è perfettamente nascosto, sul davanti del lavoro non si vede nulla e io sono arrivata nel punto che desideravo. Adesso passo nel foro a fianco, sbuco davanti e di nuovo ripeto il procedimento. Quindi guardate con attenzione. Con l'ago passo sotto al punto, in questo modo, vedete, alzo e passo sotto al punto fino a sbucare nel foro che desidero. Qui sbuco di nuovo sul davanti tranquillamente. Voilà. Mentre per il punto a fianco che devo sbucare qui, di nuovo con l'ago vado a passare sotto ai punti in questo modo e sbuco nel foro che mi interessa e tiro, e vedete che qui sul davanti il filo si nasconde sotto ai punti e non si vede. Quindi dobbiamo proseguire in questo modo a fare tutto il giro di ritorno e dopo attaccheremo anche l'altro manico. Dopo aver attaccato i manici, come ultima cosa dobbiamo andare ad attaccare e a cucire questi bottoni tra virgolette a forma di fiore, che saranno la decorazione della nostra borsa. Quindi prendo sempre l'ago tira fettuccio, ho fatto un nodino al fondo del filo, posiziono i fiori dove desidero, poi vado a inserirmi all'interno, sbuco con l'ago e passo attraverso il foro. Voilà. Dopodiché esco, punto l'ago nel foro a fianco ed estraggo il filo. Sto facendo un po' fatica perché l'ago passa appena appena nei fuori, dovrei cambiarlo, ma adesso proseguo con questo. Dopodiché entro nel foro qui a fianco, voilà, e chiudo passando in questo qua. Ed ecco che ho fissato anche il fiore. Per i fiori più grandi sono passata due volte col filo all'interno dello stesso foro, mentre con questo qua piccino non ci passa l'ago e il filo, perché sono troppo piccoli i fori. Quindi chiudo così. Adesso passo il filo qui all'interno, faccio un nodino e dopodiché posso tagliare solo più e nascondere la codina. E questo è quanto ho posizionato i miei fiorellini e ho terminato la nostra borsa.